se una persona mi dicesse che vuol fare tutto quello che ho fatto io, gli direi: tu sei un genio, sei davvero un grande. Tu ti definisci un genio. Sì. Licenziarsi da un lavoro ben pagato nel mondo del cinema per lavorare nei campi. Vendere la propria casa per vivere solo nel giardino della propria casa. Questo è uno strabiliante inizio della storia che sentirete oggi. Ciao, vi ammiro molto e forse vi interessa la mia storia. Dopo aver lavorato 11 anni come stuntman per film molto famosi, ho deciso di cambiare vita e vivo nel giardino della mia ex casa. Ci ha appena mandato la posizione, ovviamente è indicativa, anche perché abita un po' in mezzo al nulla, però insomma ha detto che si farà vedere, teniamo gli occhi aperti, anche perché dovrebbe essere qui da qualche parte. Se le storie più interessanti si nascondono, questa promette bene. State attenti ragazzi, eccolo, dovrebbe essere lui. Che cazzo suoni? Dove? Vabbè, Scusa. comunque per parcheggiare dovete parcheggiare dall'altra parte. Dove? Va Da dove siete arrivati? Parcheggiate là, dai. bene. Non capisco perché. Lo sapeva che stavamo partendo da là. Non capisco perché non ce l'ha detto prima, però vabbè. Simone? Simone? Sono qua, Sono qua. Ciao. Piacere, Ciao. Matteo. Piacere, Simone. Facci. Vabbè. Questa è. Vi faccio entrare, dai. Mi chiamo Simone, faccio l'agricoltore da 4 anni e mezzo e vivo in questo fantastico giardino che io chiamo Reggia perché per me è come un castello. Quella struttura che vedete era la mia abitazione, non ci abito più da 4 anni. Questa è la zona giorno che io ho rimesso a zona giorno perché prima era il bagno. Questa è la cucina dove mangio. Poi di qua abbiamo, diciamo, la camera da letto per gli ospiti, che c'è anche la vista Ma siepe. scusa, ma io vedo che lì c'è un barbecue, cioè non puoi usare quella zona per cucinare, dico. Sì, non l'avevo mai vista, effettivamente non sarebbe male. Non l'avevo notata, grazie. Questa è la mia camera da letto. No, beh, questa era la cucina. Questa prima mi hai detto che è la cucina. No, No, quella là è la cucina. quella è la zona giorno. Poi tu mi hai detto che questa è la cucina, questa è la camera da letto, mi hai detto. Ah, allora boh, non lo so. Comunque, là c'ho la fontana. Non va. E Che non funziona da 3 anni. come fai a bere? O a lavarti? Mi tocca usare le bottigliette. A proposito, vuoi un Siete là. po'? Ah no, scusa, niente, queste altre cose mie, lascia stare. E scusami, questa. Questa, ok. Non mi hai detto il bagno? Pensato anche a questo, seguitemi. Ah, perché non è qua, non è una zona. No, non voglio sporcare le mie piantine. Sì, è molto molto vicino, però dobbiamo prendere la macchina. No, vabbè, ma cioè io direi che possiamo andare anche a piedi noi, meglio, cioè non inquiniamo se è qua vicino. Vabbè, andiamo a piedi. Vabbè, anzi, io la prendo la macchina, non mi va. Anche tu però un po' contribuisci ad inquinare questo posto, se ragioni così. No, non voglio, cioè. Ma a me non interessa l'inquinamento, forse non mi sono spiegato. Io voglio stare nel mio giardino. Poi cosa succede fuori? Per Sì. me può anche scoppiare una guerra nucleare, capisci? Simone mi incuriosisce sempre di più e dopo qualche minuto di camminata arriviamo finalmente alla macchina. È un appunto che forse non è neanche più legale. Vi siamo Ah, è qua. arrivati. Ci sta. Che caldo però, cioè, tocca aprire il finestrino. No, no, tira su, metto l'aria condizionata. Mamma mia. Partiamo e inizio a riflettere sul fatto che, anche se fa il finto duro e non vuole mostrarlo, Simone è molto attento ai bisogni della natura che lo circonda. Ma non faccio in tempo a finire questi pensieri che. Cosa fai? Posso? Siamo arrivati. Ah, siamo già arrivati. È lì. Ah, ma pensavo fosse. Pensavi? No, vabbè.
Cioè, niente, dai, andiamo. Scendendo dalla macchina, Simone mi sorprende subito. Capisco infatti che non è così sconnesso dal mondo esterno come magari potrebbe sembrare. Ah, usi anche il cellulare? No, ce l'ho il cellulare. Poi non lo uso molto perché non ho amici. E a chi stai scrivendo allora? No, al comune, una cosa, vabbè. Ci dirigiamo così verso il posto che voleva mostrarci. Siamo arrivati anche al bagno. Al bagno? Il bagno. Dove? Qual è? È lì. Che cosa? Il sacchetto. Ah, lì dentro? Sì, Chicago. Vuoi vedere? Sì, alla fine comunque ha voluto mostrarcelo, ma per ovvi motivi passeremo alla prossima scena. Questo è il mio campo. Qua ho 22.000 piante di viti e 600 ulivi. Qua faccio tutto da solo, non mi faccio aiutare da nessuno ed è veramente tosta, anche perché nessuno mi vuole aiutare. Anzi, adesso che ci penso, una volta erano venuti dei ragazzi ad aiutarmi con il trattore e sono stati un po' qui a girare, solo che poi sono andati via e... Oh, sta scappando! Mi sono portati via il mio trattore, quindi ora non ho neanche quello. No! Io ho fatto di tutto per fermarli, ma... andavano troppo veloci. Scusi! Almeno ho preso la targa, per fortuna. Scusi! Inoltre sono riuscito a riprenderli in video. Anche se magari non in faccia, il video della targa l'ho fatto. Pazienza. Tuttavia, nonostante questo brutto avvenimento, Simone non si è fatto scoraggiare, perché per lui le cose importanti sono altre. La figata di tutta questa situazione è che mi sveglio alle 4 e mezza del mattino e vengo qua a trovare i miei amici animali. Ci sono lepri, volpi, piccioni, orsi, australopitechi e penso che loro mi percepiscano come un animale che sta lì in mezzo a loro. Gli ho anche insegnato tanti giochi, spesso giochiamo insieme e mi diverto molto a giocare con loro. Però, visto che vengo presto, magari li disturbo anche perché li sveglio, no? I campi sono il suo regno e subito ci invita ad esplorarli con un "tranquilli, venite insieme a me". No, vabbè, ci sono troppe zanzare insetti di merda, torniamo indietro. Volevamo vedere il campo. Sì, ma l'hai visto? Cosa c'è da vedere, scusa? È un piattume di terra, non so se... Per fortuna, dopo aver insistito un po', riusciamo a convincerlo. E adesso vi porto da quello che considero il mio migliore amico. Bisogna vedere se è in casa, perché potrebbe essere fuori da qualche parte. Beh, per nostra fortuna, era in casa. Ehi, Giovanni, come stai? Sto bene? Sto bene, Giovanni? Cosa fai, il bagno? Beh, che mi dici? Giovanni? Perché? Ma sei offeso? Ho detto qualcosa che non ti piace? Puoi rispondermi comunque, eh? Vabbè, ci risentiamo quando non fai l'offeso. Puoi parlarmi dei tuoi problemi, eh? Se ho detto qualcosa che non ti piaceva. No, quanto pare no. Vabbè. Ho fatto una roba un po' basculante per ricordarmi com'è la vita. Siamo sempre in bilico, non abbiamo dei punti fermi. Sono di Bologna, ho lavorato per 11 anni come
stuntman professionista per film molto famosi come Fast and Furious, Mission Impossible, Shrek, e questo mi permetteva di avere uno stipendio alto, di guadagnare molti soldi che puntualmente spendo male, come quando ho comprato questa maglietta di merda, che è stato un investimento sbagliato. Spesso mi pento dopo delle scelte che faccio, però comunque i soldi non erano un problema. Mi dicevano tutti: hai già una casa, sei così giovane, hai una carriera così avviata, è la vita che chiunque desidera. Però io non mi sentivo davvero vivo. Col lavoro dello stuntman bastava un passo falso ed ero fottuto. Mi sentivo più morto che vivo. Dio. Mentre adesso guardate quanta vita che esprimo. Sprizzo gioia da tutti i pori. Prima non era così. Dopo il lavoro di stuntman non ho iniziato subito a fare questa vita in mezzo alla natura che amo, ma prima ho preso la decisione di diventare un cantante black metal, perché ho delle conoscenze in quell'ambiente e sono arrivate la prima fama, i primi concerti, i primi fan accaniti, e ai tempi mi sentivo molto bene, o credevo di sentirmi molto bene. Quando sei testimone di fatti traumatici, spesso e volentieri ti blocchi, no? Invece secondo me bisogna tirare dritto, non fermarsi mai. Lasciare il cinema per fare il cantante è solamente il primo tempo del film di Simone. E dopo 7 anni di concerti qualcosa si incrina. Io trovai molte incongruenze in quello che stavo facendo. Ero partito per una direzione e poi stavo andando nella direzione opposta. La carriera andava bene, mi hanno offerto svariati milioni di euro, un'etichetta discografica, ma c'era qualcosa che non andava. Io facevo musica per regalare felicità, per regalare sorrisi alle persone. E invece ai concerti erano tutti vestiti di nero, tutti con sguardi tristi, arrabbiati, e quindi ho deciso di cambiare strada. Questo è un meccanismo che ho costruito io, vedete? Facci vedere. Questo è un coperchio, si toglie e io posso mettere dentro quello che voglio. Vedete, metto questo, metto l'acqua. Dopodiché rimetto il coperchio. Quindi per spostare le cose, ma c'è esattamente anche le ruote. No, devo portarlo a mano, ma devo fare così. Non diventa pesante. Ma è bucato sotto. Ma scusa, adesso sono dentro. Sì, però vedi che è bucato. Vedi che è bucato sotto. Qua sotto è bucato. Non lo raccogli. Ah, ecco perché, infatti non funzionava molto bene. Ho preso un po' di soldi che avevo messo da parte e ho comprato il terreno di prima in nero, così risparmiavo un po' almeno. E sono venuto qui a
Fanculo le zanzare. Sono venuto a vivere qua in mezzo alla natura che amo tanto. E... che cazzo è sta cosa? E fino ad allora non avevo mai coltivato un campo, non avevo mai accarezzato una pianta, abbracciato un albero, parlato con un albero. E ora mi sento che questa è la mia strada, mi sento in linea con quella che è la mia persona, sono veramente felice e gioioso di questa vita che faccio. Se una persona mi dicesse che vuol fare tutto quello che ho fatto io, gli direi: tu sei un genio, sei davvero un grande. Tu ti definisci un genio? Sì. Ci sono mai stati dei momenti di sconforto dovuti a questa tua decisione? Momenti di sconforto ce ne sono stati tanti. Tanti perché quei campi di merda laggiù non mi danno né un frutto, una verdura, non mi danno niente. Poi anche l'acqua là, non so perché non esce più niente. A un certo punto ha smesso di uscire, non so perché. Ma gli animali invece non puoi magari cacciarli? No, gli animali non posso cacciarli perché, a parte che sono amici miei, sono i miei compagni di giochi e comunque non lo so fare, non lo saprei fare. E poi, pensandoci un attimo, forse il fatto che i campi non mi dia niente è perché io non so fare un cazzo. Ma in realtà però ti abbiamo visto molto all'opera, non mi sembravi, cioè ti dai tanto da fare. Beh, darmi da fare, vabbè, un conto è l'impegno, un conto poi sono i risultati. Cioè, io mi ci posso impegnare quanto vuoi, però se non sono capace, i risultati sono quelli che sono. Ma perché allora magari non cambi mestiere? No, io non so fare un cazzo di niente, capisci? Cioè, io non so fare niente di base, non è una questione del mestiere. Io faccio questo perché, perché me lo sento, la natura, gli animali... Poi i risultati sono quelli che sono. Quindi non è una scelta di vita? No, io non so fare un cazzo. E quella bottiglia di prima cos'era? Ah, quella era piscio. Perché hai scelto di contattare proprio noi per fare questo video? In realtà ho sbagliato, io volevo mandare una mail al comune per il mio problema con l'acqua che non esce. Ma scusa, cioè tu hai sbagliato, non potevi dirci che era tutto un errore? Ormai l'avevo mandata la mail. Sì, ma dico, non potevi mandare la risposta sotto dicendo che era un errore? Ah, non pensavo si potesse fare. No, dico proprio sotto, cioè rispondevi lì, poi scusa, siamo venuti qua con la troupe per fare il video e... Non so cosa dirti, sinceramente. Chiedi neanche scusa. Almeno un messaggio possiamo mandarlo. Un messaggio di aiutarmi con l'acqua, per favore. Che non, ma non esce... un messaggio per te, per chi vede il video. Non lo so, hai imparato un mestiere perché sennò finite come me, che faccio una vita di merda. Ma scusa, non eri felice della tua scelta? No, mi vorrei ammazzare. Tagliato i capelli, bravo! Oh, Giovanni, ma non si dicono queste cose? Cosa ha detto? Non ho sentito. Ha detto: non rompetemi i coglioni.